Buonasera, buonasera e bentornati nel canale della World Racing League. Qui stasera per commentare la gara su PlayStation, qui nel circuito di Silverstone e in cabina di commento il nostro Bergen. Bergen, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Bentornati. Bentornati anche GP. Stasera per questa MotoGP. Esatto. Siamo tutti molto molto carichi per stasera. Io addirittura vedo una magia. Prima un commento, vedo una magia. Sì, ho visto prima un commento e poi una persona in live. Come io ho una bellissima schermata di Torrisi che esce dai box, molto bello. Sì, anche io lo sto seguendo, visuale TV, me lo fa vedere molto male. Eccolo qua, Davide Torrisi a bordo della Ducati Pramac. Pronto anche stasera per farci sognare. Allora, quindi andiamo un po' a vedere. Abbiamo Goodfident 994 che, se non sbaglio, è al suo primo wild card. Prima gara da wild card, la invito a allontanare un po' il microfono dal suo apparato respiratorio, ma leggermente, perché si sente il vento dell'England, il vento British. Ma stasera saranno i motori a parlare, i motori, esatto, di queste delle moto più veloci del mondo. Assolutamente, io li vedo tutti fare un po' di tagli perché secondo me si stanno, esatto, preparando alla perfezione per fare un giro ottimale, anche per calibrare al meglio la quantità di carburante a bordo dei loro, di questi, come possiamo definirli, di questi mostri, cavalli a scoppio. Allora, in realtà World Ready è in pista. Ok, a posto allora. Ecco perché non riusciva a invitarlo, non si preoccupi. Manca solo Sigridlutz, che inizialmente mi era stato avvisato che era assente, poi mi sembrava che fosse stato cancellato il messaggio, di conseguenza pensavo che avrebbe preso comunque parte alla gara. Però non è un problema, perché tanto siamo qui noi collegati a seguire i piloti, quindi che si parta un po' prima, un po' più tardi, alla fine stasera non ci sono state, diciamo, richieste particolari in merito all'orario di partenza, quindi si può anche un po' gestire, visto che comunque la serata, la programmazione, diciamo, non è lunga come magari quella di una sprint gara della Formula 1, quindi secondo me si riesce a fare tutto nei tempi. Sì, manca Platt e niente, io la invito a invitarlo. Sì, sto provando. Devo allontanarmi anche un attimo dal mio dispositivo mobile, che metterò in carica, quindi qualsiasi commento dalla live. Purtroppo essendo offline, magari è partito subito l'invito, lo abbiamo reinvitato adesso, magari si riesce. Dicevo, vedevo, diciamo, un numero pari, comunque, non doveva essere visto. Perché comunque noi ci abbiamo organizzato una chat, ci teniamo anche a raccontare, esatto, gli spettatori, esatto, una chat per permettere ai piloti in tempo reale di ricevere in maniera sincrona l'invito per prendere parte alle gare. Però non penso assolutamente un problema, perché io sono su Davide Torrisi, che in questo momento, esatto, ha tre caschi rossi, però naturalmente è il primo tentativo. C'è anche Goodfident in questo momento con tre caschi rossi, sono tutti, diciamo, nel loro giro conclusivo, quindi finiamo questo giro con Davide Torrisi, poi spostiamoci subito sugli altri piloti. Davide Torrisi che sta... Ah no, scusate, però questa è la partenza della F... Ah no, ok. Sì, 1.53.6 per Davide Torrisi, che porta al primo posto, già lo era virtualmente, ma ora lo è ufficialmente, la sua Ducati. E andiamo a vedere Xavi. Da caschi rossi a caschi arancioni. Esatto, porta tutti da caschi rossi a caschi arancioni, esattamente. Allora vediamo a che... Xavi! Ah, Goodfident, scusate, Goodfident sale in seconda posizione, l'altra Ducati Pramac.
quindi teammate proprio di Davide Turrisi. Allora andrei su Xavi, che forse ha dovuto un attimo abortire il giro perché l'ho visto andare un po' largo. Sono su Xavi, che sta per tagliare il traguardo, comunque a tre caschi arancioni a bordo della Honda del team LCR. Xavi scavalca Gutfident e si porta in seconda posizione. Allora andiamo ora su Sirik, attenzione, andiamo anche su Fulvio, che sta per tagliare il giro. Fulvio, sì, esatto, taglia il traguardo in questo momento e si porta, purtroppo una notifica, in seconda posizione. Fulvio, così si presenta stasera al cospetto, vabbè non c'è più la regina, al cospetto di Re Carlo, in seconda posizione. Fulvio 101 underscore. Andiamo a vedere altri piloti. Damien, c'è Damien che sta per terminare il suo giro. Tre caschi arancioni nel terzo settore, il pilota Yamaha finalmente, ancora una volta una Yamaha in pista. Per i nostalgici fa sempre piacere vederla. Yamaha, esatto. Ma perché no? Ma più piace Damien, lo vedrà sempre. No, più che altro, no, ma non è che ha un team satellite la Yamaha, quindi c'è solo lui. Cioè, due Yamaha ufficiali, non sono satellite. Damien sta per tagliare in questo momento il traguardo e si classifica in seconda posizione. È una battaglia. Oh, è Gutfident, purtroppo ci abbandona. Problemi tecnici, forse. E Diego SDF 1990, lo ringraziamo per questo, sì, questo ingresso e questo saluto. E ora invito il nostro buttafuori autorizzato Bergen. Ecco, perfetto, è stato più veloce del giro di Davide Turrisi questo ingresso e questa uscita. Grazie, del signor Diego. Grazie. Le faccio i miei complimenti per la preparazione tecnica che ha dovuto creare, preparare per questa impresa. Allora andiamo in questo momento su un altro pilota che stava costruendo il suo giro, perché in questo momento è rientrato in box. Warreddy 54, 7, anzi 8 minuti al termine direi di questa qualifica. Poi saremo fiondati direttamente sulla gara sprint e poi la gara ufficiale. Io la invito a reinvitare il signor Gutfident. Plat, sì, un attimo, che uno per la vita, piatto 1 per la vita, anche se piatto è dish, quindi plat è, esatto, placca, plat è... una placchetta, plat, tipo plat. Le targhette sulle gru in inglese sono tradotte come plate, quindi non so se voleva intendere quello lui, ma non penso che il signor Plat sia un gluista. Allora, nel frattempo, un altro uomo che ha fatto storica la categoria PlayStation nell'ex EU Pro Championship e ora nella World Racing League, l'uomo che sto inquadrando in questo momento a bordo della Ducati del Team VR46, il signor Gianmi J05, che in questo momento con un casco, un secondo casco arancione, porta e sbatte la sua Ducati qui in questo curvone a destra. E purtroppo, no, non è Sirik 98 che prende taglio. Allora rimango qui collegato a bordo di questo infuriato stasera, Davide Turrisi, che prende anche un casco arancione al terzo settore. Perfetto. Purtroppo Johnny J che sta facendo segnare il suo tempo. E infatti sono proprio su di lui. Descrivevo curva dopo curva il giro di questo pilota, Gianmi J05, che sta per terminare il giro. Ci sono anche Sirik, no, purtroppo ha preso taglio, come dicevo prima, Mirteifa. E nel frattempo vedo un Davide Turrisi infuriato, indiavolato là davanti, là sopra, con un casco bianco e due caschi rossi nel secondo e terzo settore. Ma in questo momento Gianmi J sta per tagliare il traguardo e si porta in terza posizione. Mi fiondo subito a bordo della Ducati Pramac di Davide Turrisi 06, che stacca qui fuori la gamba di salvataggio. Curva sinistra, curva destra, cerca un'uscita buona Davide. Vediamo come migliorerà il suo tempo e se migliorerà il suo tempo in 1:53.1. E prende taglio proprio all'inizio del giro, però comunque il giro gli viene convalidato e mette ancora in cassaforte. Attenzione, caduta di Davide Turrisi. Amir Teifa con tre caschi arancioni. C'è anche da dire che non ha ancora un tempo il pilota,
potrebbe migliorare o potrebbe rimanere lì dove è inquadrato, ma comunque sarà una sesta posizione. E invece sale in quinta posizione Amir Teifa. Allora, il nostro non pilota preferito, altrimenti gli altri ne risentono, ma il nostro nickname preferito, portato in alto Ghost Beach, da 46. Ghost Beach 46. Il nostro, ripeto, non pilota, altrimenti gli altri veramente si offendono e risentono. No, però, anche facciamo comunque preferenze. Ghost Beach 46 con il numero 69, quindi bella anche. È bella la scelta. Fantasia, sì. Anche se si presentasse con nickname in italiano sarebbe un mito. Spiaggia fantasma. Spiaggia fantasma 46 sarebbe meraviglioso. O il fantasma spiaggiato pure poteva chiamarsi, non era male l'idea. A Ghost Beach in questo momento taglia il traguardo e si porta in seconda posizione. E comunque ricordo bene che naturalmente avrà vinto Davide Turrisi la scorsa settimana, ma il qui presente Ghost Beach era o in seconda o in terza posizione. Quindi è uno che sa il fatto suo, uno che sa gestire e comportarsi al meglio durante una gara, e quindi gestire la pressione sia personale che dei pneumatici e portare le sue moto in alto in classifica. Allora World Ready ha un tempo cancellato, annullato. Sirica ancora senza tempo. Mi consenta una brevissima assenza. Non si preoccupi. Poi faccia un po' di spam della live tra una pausa e l'altra. Io purtroppo ho il telefono lontano perché era praticamente al 3% e dovevo metterlo a caricare. Quindi poi ci sono anche un po' di commenti in live, se qualcuno sta parlando male di noi dovremmo saperlo. Vado qui al bordo della Ducati, sì, buonanotte, della Yamaha di Damien 17. Sono tante Ducati, quindi ti viene sempre di nominare la Ducati. Damien che sta per tagliare il traguardo in questo momento con due caschi arancioni e scavalca Ghost Beach e si porta in seconda posizione. Damien 17. Vedo anche un Ghost Beach infuriato che rivuole subito la seconda posizione alle spalle proprio di Davide Turrisi. Ghost Beach sta per finire il giro. Staccata profondissima del pilota Ducati. Curva a sinistra. Curva a destra. Ulteriore curva a destra. Rimane piegata qui la moto. E Ghost Beach si lancia verso il traguardo. E si porta di nuovo in seconda posizione. Ah, ma lei è ancora qui. Ma io pensavo che lei era un... Lee Hughes c'è un commento. Dice che Davide Turrisi può bere un caffè perché ha il tempo con l'occhiolino. Sì, anche un cappuccino, anche una tisana calda che gli può permettere comunque il tè. E l'ora del tè, allora possiamo annunciare che nel circuito di Silverstone è l'ora del tè. Andiamo a bordo Sirik 98. Che però non si migliora. Dovrebbe iniziare in questo momento il tempo del pilota KTM. Allora andiamo, perché vedo un Fulvio con due caschi arancioni, quindi sicuramente sta migliorando la sua performance. Ma c'è anche lui, c'è Jamie J, che ora è in quarta posizione. Fulvio purtroppo non si migliora e ha un casco bianco al terzo settore. Ma ancora non è finito il giro del pilota Aprilia. C'è Fulvio che si lancia in questo lungo rettilineo, una curva a destra che mette a dura prova anche la concentrazione dei piloti di mantenere una traiettoria abbastanza stretta vicino al cordolo, per poi buttarsi subito sulla sinistra e poi ributtarsi sulla destra. Attenzione, va sull'erba Fulvio e purtroppo vede rovinato il finale del suo giro. Ma c'è Jamie J che ci prova. Curva a sinistra, curva a destra, moto ancora una volta piegata, si lancia verso il rettilineo principale. Jamie J, se si migliora vedremo. Ora no, rimane in quarta posizione. C'è Fulvio lì che termina anche il suo giro. E ora andrei su Sirik 98, autore di una strabiliante gara
di due strabilianti gare la scorsa settimana ad affrontare paradossalmente ancora il suo primo giro lanciato, ancora senza tempo. Lui è War Ready 54. Ecco Siric in staccata qui con tre caschi arancioni. Comunque starà facendo un ottimo tempo il pilota KTM. Ancora staccata profondissima, unica KTM in pista tra l'altro. Tanto sono tornato dal futuro e Siric sta per concludere il suo giro. Vediamo. E non si migliora, rimane lì nel fondo. Siric 98. Un po' sottotono, forse emozionato dalla grande performance la scorsa settimana. Attenzione, qui Jamie J trova un Davide Turrisi impegnato nel fare una frittata di se stesso e della sua moto. E termina in questo momento la qualifica. Tutti i piloti hanno preso bandiera. A breve il nostro Bergen convaliderà i risultati. No. Quindi la pole position è di Davide Turrisi 06, seguito da Ghost Beach 46. La terza posizione è occupata da Damian 17, quarta posizione di Jamie J, quinto Fulvio, sesto Amirtei, fa settimo Xavi, ottavo Siric, nono World Ready, e le faccio la foto. E decimo Goodfeed 994. Ho visto che è rientrato in lobby. Ha fatto la foto? No. Però riesco a farla, forse non ho dispositivi tecnologici a disposizione adesso. Io per questo anche io. Allora sono le 21:33. Audiovisivo. Sì, tecnicamente basta che ora la partenza si fa una foto. Sì, allora penso che mi abbia contattato Goodfeedian dicendo se può entrare come pilota. Io direi di sì. E ma di conseguenza devi un attimo chiudere e rifare. Quindi dobbiamo. Sì. Ok, allora vediamo un attimo. Quindi non può entrare adesso. No, penso che lei deve fare il restart, cioè dobbiamo tornare in lobby. Iniziare un attimo, ecco. E poi dobbiamo tornare in lobby. Giusto? Sì, iniziare e tornare in lobby. Ok, iniziamo un attimo. E si ripara lobby. Scusate per il piccolo problema tecnico. Devono partire, lei fa un attimo start e mi sa che fa nulla. Ci scusiamo un attimo per il problema tecnico. Io nel frattempo saremo a breve di nuovo disponibili. Annullare. Sbandierare. Deve sbandierare e poi deve annullare. Torniamo un attimo là. Comunque, se guarda sì. Nel suo dispositivo mobile, le ho mandato la classifica della qualifica. Deve essere anche io a disposizione. Ci scusiamo di questi piccoli problemi tecnici, ma noi consentiamo anche al pilota Goodfeeden di prendere parte. Altro commento in live, veramente. Now restart. Allora, ok, se guardi sul telefono ti ho mandato la classifica. Sì,
Perfetto, ci scusiamo un attimo per questo disagio. A breve saremo nuovamente in pista. Spero che i piloti ci stiano seguendo dalla live, abbiano sentito. Dalla live, ma penso abbiano capito. Abbiano capito. Ho visto comunque anche Davide Torrisi che... Un attimo. Dove me l'ha inviato il supporto audio? PlayStation. Video. Deve guardarlo dal telefono o sull'app. Ok, un attimo, sto anche lottando contro dei mostri felicissimi. Esatto. Non si preoccupi. Allora, quindi ci scusiamo ancora per il disagio, ma stiamo già lavorando. Quindi per... se mi può... Le è arrivata la foto? Sì, ma non posso accedervi per problemi tecnici. Perché non ho il cellulare dove ricevo i messaggi, quindi proverò a fare un'altra cosa. E che sto facendo tutti con una sola mano, e non pensate male, ma ho un gatto che vuole assolutamente usufruire del cibo offertomi stasera. Quindi Damien, ok, abbiamo quasi concluso. Ed eccoci qua. Perfetto. Classifica ripristinata. Ovviamente. Oh, è entrato anche Platt, vedi? Platt. Non tutti i mali così vengono per nuocere, vedi? Vengono per nuocere. Di un Platt nell'ultimo minuto. Ok, quindi possiamo mettere pronto. Può mettere Silverstone e poi deve solo un attimo, diciamo, ok, io voglio giusto controllare che ho disabilitato le qualifiche. Ok, perfetto. Ovviamente partiamo di sprint per poi fiondarci nella gara. Esatto, quindi diamo i soliti due minuti ai piloti per organizzare un attimo assetto e strategia, e poi saremo esatto pronti per la gara sprint qui a Silverstone. Mi assento un attimo per una pausa water. Ricamento, vedo i piloti in una chat in fermento, vediamo ancora un po' scusa per questo problema tecnico, può capitare. Soprattutto con l'Inghilterra, il fuso orario, la guida al contrario. Sì, scusate per il problemino tecnico, ragazzi. Avete naturalmente ragione. Però nel frattempo sono entrati anche i piloti che avevano... Non so perché, però vedo... Ok... Perfetto! Quindi aspettiamo. Ok, fammi vedere. Ok, perfetto. Aspettiamo i piloti. Aspettiamo uno o due minuti che diano anche sfogo. Ovviamente ricordo e anticipo che la gara partirà con la stessa griglia di partenza. Naturalmente, ormai siamo diventati esperti di quest'arte. Dico perché sono un errore. No, una volta direi che sono tutti pronti. Ci fu un errore di inesperienza, ma era anche la prima. Ciao, sono ragazzi, tra l'altro, è stata un'abbondanza. Allora, direi, sono tutti volta pronti, quindi iniziamo. Confermo. Sprint. Ed eccoci, fiondati qui nella griglia di partenza della gara sprint qui a Silverstone. Bandiera rossa pronta per ogni evenienza. Tutti i piloti concentratissimi.
Si accendono i semafori. Concentrati sul pullman Davide Turrisi, che parte in questo momento la gara sprint qui a Silverstone. Subito Davide Turrisi a gestire i lavori qui in prima posizione, seguito da Ghost Beach. La terza posizione occupata in questo momento in bagarre tra Jamie J. Attenzione Jamie J, partenza fionda, estende, no, due crash. Davide Turrisi, aspettiamo, tre crash, superato il primo settore, quindi... Se ci fosse stato, ricordiamo il quarto, la quarta caduta. Esatto. Gara in rimonta. Intanto Quattro Raffa subito si è messo in seconda posizione. Sicuramente questa sprint farà parlare per una partenza molto molto. È una partenza particolare. Legga anche qualche commento in live. Assolutamente. Ovviamente propongono. Una conoscenza, Lollo che dice cambio helicopter, mentre gli Ugues 46 vuole la remontata di Davide Turrisi. Beh, non, allora guardi, non le nego che con la quarta caduta saremmo ripartiti e sarebbe stato, diciamo, tutto nella norma, esatto, per Davide. Però conoscendo le doti, le abilità e la velocità di questo pilota, non le nego che sarà una storia interessante quella da raccontare stasera, perché Davide Turrisi in questo momento è già in quinta posizione, ha messo nel suo mirino di caccia il Top Gun del giovedì sera, ha messo nel suo mirino Ciric 98. Sta andando veramente forte in questo momento Davide Turrisi, e c'è Fulvio lì che scruta, studia le traiettorie del pilota Ducati, perché sicuramente sarà un ottimo spunto per quelli dietro essere trainati da Davide. Ma andiamo a vedere cosa succede lì davanti, perché c'è Platt che sta amministrando i lavori qui in prima posizione, seguito da Amir Teifa. La terza posizione è occupata da Ghost Beach 46. Tutti i piloti con un avviso in questo momento. Non vorrei sbagliarmi, ma gara di casa per Platt. Tecnicamente sì. Per la nostra gioia, se fa podio, poi dobbiamo dar sfogo la tua gioia, la alle tua nostre gioia. Alle nostre doti. No, ma infatti lei è un ottimo translate, io invece magari mi destreggio meglio nello speaking. Occhio, Davide Turrisi! C'è Ghost Beach e Amir Teifa, che ha fatto un piccolo errore, nel frattempo perde qualche posizione, ma c'è Davide Turrisi in terza posizione, tanto, che ora ha nel suo merino Amir Teifa, che addirittura impenna la sua onda, è infuriato Amir Teifa. Perché, attenzione, scusami, c'è Amir Teifa che ci prova sull'onda di Blood One for Life, sfida dell'ala dorata, onda clienti contro onda ufficiale. E nel frattempo Davide Turrisi ringrazia e guarda, studia le traiettorie dei due piloti onda. Ma deve capitalizzare il prima possibile, perché ancora la gara sprint. Non ci sono tanti giri. Attenzione, è andato largo. E Davide Turrisi si butta, stacca una vita dopo Amir Teifa, e si porta in seconda posizione e mette ora l'ultimo tassello, quello di Platt One for Life, che però conosciamo bene, è un osso duro. Non sarà facile per Davide Turrisi. Una bandiera gialla, ma andiamo a vedere anche cosa sta succedendo. Che gufata, perché Platt è appena caduto. Lei, guardi, non si esprime più, per favore. Ah sì, no, in MotoGP ho veramente poteri sovra... È devastante. Davide Turrisi quindi in prima posizione, seguito da Ghost Beach, che battaglia con Amir Teifa, e si è avvicinato anche Cirik. Sfortunato Platt, Man for Life. Ghost Beach, questa è la grande bufata. Ma Platt magari non sa non capisce la traduzione in italiano, quindi non avrà potrà solo incolpare se stesso per l'errore. Attenzione a Amir Teifa su Ghost Beach, c'è Cirik lì dietro che prende le misure con un geometra.
le misure, il l'architetto. L'architetto della MotoGP, SIG 98, che guarda, oh, attenzione qui in tre addirittura. Hamilton ne approfitta e si porta avanti a Ghost Beach, ma Ghost Beach non ci sta e lo vediamo fare un sorpasso oltre i limiti sul pilota Honda. Molti tagli, vedo molti trattini bianchi, molti Ghost limiti. Beach è pronto, Ghost Beach è pronto, molla il freno qui e si butta all'interno. Hamilton prova subito l'incrocio, addirittura effettua l'intera curva sul codolo. Ma Giulito campione, come on Xavi, che sta tenendo botta con Gianni Giulio 5. Giulito, sì, Xavi si sta difendendo molto bene da Gianni J. Siric, che esatto, Siric si che è quasi pronto, godendo lo spettacolo ed è pronto all'attacco quasi. E infatti lotta tra Hamilton e Siric, respira un po' Ghost e ringrazia sentitamente Davide Turrisi. Dopo la caduta un po' più in difficoltà Platt, che sta andando a riprendere Fulvio. Esatto, Rami J alle prese con Xavi. Attenzione Siric, Siric su Maiteifa in terza posizione, più una traiettoria molto larga adottata dal pilota KTM, mette anche in difficoltà Maiteifa, che perde un po' di metri da Siric 98. E stiamo rivedendo ora il finale della gara della settimana scorsa con Davide Turrisi, Ghost Beach e Siric. Forse erano solo due posizioni invertite, ora non ricordo. Maiteifa in quarta posizione, Xavi, Jami J sta per iniziare anche l'ultimo giro di questa gara sprint. Platt, Damien Goffident e World Ready 54 in questo momento chiudono la classifica, ma tutto può succedere ancora in un solo giro con Ghost Beach in questo momento, esatto, che esatto. Il bello della MotoGP è che esatto, basta un largo, un lungo, un like, basta una bufata, un like di Albi. Attenzione, Xavi un pelino largo, ne approfitta forse Jami J, che si avvicina veramente tanto ora all'avversario a bordo della Honda. Guarda Jami J che traiettorie, molto più stretto di Xavi e potrebbe provarci qui. Inizia in questo momento l'ultimo giro. Io sono su Jami J che prende le misure della Honda, delle curve, delle traiettorie di Xavi. 21.97 potrebbe che sta essere... andando a recuperare su Hamilton comunque, nonostante... esatto, potrebbe essere un finale, non direi col botto, però no, un finale a sorpresa, no, vabbè, qua possiamo diciamo un prenderci finale interessante rispetto al campionato dove commentiamo e giudichiamo. Qua possiamo prenderci più libertà, in quanto poi i reclami non siamo noi a giudicare, soprattutto non c'è non ci sono gli avvocati, ma qua non giusti, siamo no. Esatto, qua non siamo anche vero, non siamo seguiti da nessun tipo di legale per il momento. C'è solo Tacco che al primo spam chiede la 10 euro, parte la fatturazione automatica di Tacco quando noi pubblicizziamo altre categorie, quindi siamo non abbiamo fatto, diciamo che non abbiamo fatto nomi, quindi per il momento saranno solo 5 euro bollati così. Davide Turrisi che è franco bollato alla Maiteifa. Ci sono. E Ghost Beach recupera Siric. Ma guarda Jami J quanto è vicino a Xavi. Guarda Jami J. Esatto, esatto. Long lap per Ghost Beach. Attenzione. Attenzione perché ora ha buttato un po' alle ortiche. Attenzione Jami J, ci prova, ma gli chiude la porta in faccia a Xavi. E io andrei ora sul vincitore della gara sprint. Sì. Si annunciano no, così prima dell'ultima curva. Ho guardato il radar. Davide Turrisi vince la gara sprint. Segue Siric 98. E Ghost Beach scalerà di un po' di posizioni perché ha un lock anche Maiteifa. Attenzione! Quindi un quarto posto
per Jami J. Questo l'avevo preannunciato, quindi non è stata una gufata. Ho detto che stasera avrebbe fatto bene Jami J. Quindi aspettiamo un attimo il termine della gara, la visualizzazione della grafica, della classifica, della gara sprint, e poi ci fionderemo direttamente in lobby per l'inizio. No, in lobby non andiamo ci passiamo proprio, per l'inizio della gara della ufficiale. Quindi, Davide Turrisi vince la gara sprint, la seconda posizione è occupata da Sig98, a seguire Xavi, terzo Jami J, quinto Ghost Beach, sexto Plat One for Life, Amir Tafe in settima posizione, ottavo Fulvio, nono Damien, decimo Good Fident e l'undicesima posizione chiude la classifica, World Ready 54. Un po' sfortunato, un po' sottotono stasera. Direi che possiamo passare a breve direttamente alla gara. No, dovremmo passare in lobby per la gara lunga. Certo, perché dobbiamo fare la classifica della sprint, della qualifica. Esatto, non voleva non passare, ma dobbiamo. Eccomi qui, pronto di nuovo a esprimere. Allora, a esprimere il televoto. Essere veloce nel... Nel frattempo sento che la sua coinquilina saluta gli spettatori ai microfoni. Sì, saluta il pubblico. Sono sicuramente perché vuole mangiare la mia cena, ma io difendo la spada tratta la mia con la mano, con l'altra invece faccio la classifica. Abbiamo non si capisce come viene cacciato il gatto. Capisce che non può, quindi Red di nono, Good Fident decimo e Plat undicesimo. Vediamo. Perfetto, volo. Allora, impostazione, ora passiamo alla lunghezza. Metteci un po' affacciato. Ritorniamo a Silverstone. E quindi attendiamo il caricamento, a breve saremo nuovamente in pista per la gara. Mi è sfuggito di quanti giri, di leggere quanti giri. Piove. Vabbè, oh, siamo spoiler, così era abbastanza scontato. Allora, era prevedibile perché sì, questo spariglia tutte le carte. Però devo dirle la verità che non mi dispiace questo scenario, perché è capitato spesso fino ad ora in queste serate: qualifica bagnata, gara sprint asciutta, gara completa magari asciutta. Però non c'è mai stata una via di mezzo, insomma. Non so se c'è stata o la qualifica o la qualifica. È la prima sera che c'è proprio un'alternanza, cioè potremmo vedere, non so come spiegarle il concetto, però un'alternanza proprio da un passaggio a una sessione all'altra, ecco. Perché ricordo che nel Sachsenring c'è stato pioggia in qualifica, al contrario, sì. Pioggia in qualifica e poi tutte le gare asciutte. Invece così veramente riesci a renderti conto, perché hai visto i piloti andare forte, esatto, in qualifica. Sto intanto controllando che tutti siano più o meno pronti. Sì, a breve, un altro minutino, perché la qualifica io preferisco vederla asciutta. E poi ho sprinto gara bagnata, dicono tanto. Quindi il fatto che sia stata la qualifica che è veloce, la sprint altrettanto asciutta, rende secondo me molto interessante questa gara bagnata. Quindi manca veramente poco. Io direi che
possiamo convalidare, possiamo... la griglia. Ed ecco, partenza. Sono stati accolti da un'atmosfera fantastica. Ecco, guarda, sono il... schierati per la partenza. Lo steward con la bandiera russa senza temere la pioggia a mezze maniche. Vediamo. Si stanno per accendere attenzione. I semafori. E parte in questo momento la gara qui a Silverstone. Che partenza di Damien! Che partenza di Damien, ha bruciato tutti. Andiamo dietro velocemente. Sembra tutto ok per il momento. Nessuna bandiera gialla. Mancano ancora due curve. Attenzione, una caduta. Due cadute. Dovrebbe essere tutto ok. Stanno per tagliare tutti, diciamo, la linea. Oh, sì. Attenzione! Davide Torresi, cosa ha fatto? Cosa ha salvato? Che... approfitta con Sbitch, visto la spacchettata dalla Ducati di Davide Torresi. Andiamo subito su Sciavi. Attenzione, caduta di Ghost Beach. Caduta adesso. Sciavi si porta in prima posizione. Piloti, secondo me, colti di sorpresa da questa pioggia. Dalla pioggia. Non erano pronti. E ora è tutta una gara in salita per Ghost Beach, ma anche Davide Torresi, che in questo momento si riporta in prima posizione, seguito da Xavi. A seguirli, attenzione lì Platt, attenzione Platt, che ha fatto la partenza della vita con questa pioggia. In questo momento in quarta posizione, alle spalle, attenzione, addirittura in terza posizione, in seconda posizione Platt. Non mi dà il tempo di dire in che posizione è, che lui scavalca. Attenzione, una piccola incursione fuori pista di Platt. Rientra in questo momento. Secondo me ha fatto tutto quel giro per evitare cioè per perdere più tempo, per non prendere, diciamo, il warning. Chiamiamolo così. Nel frattempo, sì, quasi warning, già sì. Un secondo da Platt, Davide Torresi. Poi c'è Platt, poi c'è Siddick. Anzi no, c'è Schaub inseguito da Siddick. World Ready. Niente. Cade in questo momento Dami J, che deve difendersi da Godfident. Godfident, secondo me vuole anche Ariel Teifa, purtroppo gara molto in salita per lui. Oh, attenzione qui Godfident, un po' aggressivo su Dami J, lo spinge fuori. Dami J non ci sta, prova subito l'incrocio, potrebbe sfruttare una traiettoria, un'uscita di curva migliore, infatti è così. E Dami J riprende la posizione su Godfident e fa vedere chi comanda. Una piccola incursione di Godfident. Siddick che quasi frana addosso a Xavi, però riesce a difendersi. Oh, stanno prendendo un po' in largo sia Platt. Sfida un po' le leggi della fisica. Damien decimo e Mir Teifa undicesimo. Gara sfortunata per il momento. Attenzione, ho visto una caduta, doveva essere forse World Ready. Ready, forse Ready. Allora Platt insegue Davide Torresi, che non riesce ad andare sopra il però fa un po' di elastico, esatto, perché un po' 6 decimi, 7 decimi, 9 decimi. Comunque ancora il secondo giro, secondo me vogliono ancora un attimo prendere le misure, capire fino a dove possono spingersi. Caduta di Siddick, vediamo lì dietro alle spalle di Xavi, ne approfitta Jimmy J in quarta posizione. Neanche a seguire con Pitch Siddick, Godfident, Siddick, Damien. Allora torniamo subito da attenzione, in lotta con Damien. Guarda Platt che macina, attenzione, è a un secondo ora Davide Torresi. Continua. Sì, guarda, ho paura di parlare. Allora, Jimmy J in quarta posizione. Non li nomino più. Ghost Beach un pelino largo qui. Perde qualcosa da Jimmy J. Confident, che prende le misure. Attenzione, guardate la staccata di Siddick, che si avvicina veramente tanto
a Goodfeeder, potrebbe approfittare, attenzione, un pelino largo qui Goodfeeder e ne approfitta Siric 98 e si porta in sesta posizione e si gusta in prima fila la sfida tra Ghost Beach e Jamie J. Ha qualcosa lei da segnalarmi? Magari ha saltato un'occhiata ai piloti dietro. Mi sento la particella di sodio dell'acqua lete in questo momento. Il mio collega si sarà sentato. Sì, sì. No, è il microfono che stava facendo le bizze, parlavo da solo. Comunque no, stavo osservando anche io Ghost, Siric, Jamie J, che sono quelli che effettivamente si stanno dando bel da fare. Ora c'è Amitefa invece che si è avvicinato a Damien, però un po' come... Attenzione, bandiera gialla. Ok, no, cade Siric. Saluto Siric, adesso c'è la segnalazione. Infatti si trova in settima posizione in questo momento. E scavalca, viene scavalcato quindi da tanti piloti. Xavi si porta in terza posizione. Jamie J in quarta posizione. Io andrei un attimo a vedere anche, attenzione Ghost Beach, Ghost Beach molto vicino a Jamie J in questo momento. Come possiamo vedere ora inquadrati i due piloti, ne approfitta qui Ghost Beach. Occhio Ghost Beach, prepotenza su Jamie J. Andiamo a vedere anche Prat e Davide Turrisi. Davide Turrisi che si porta quasi a 2 secondi. Quasi Prat, a 2 secondi. Però continua la sfida. Continua la sfida tra Jamie J e Ghost Beach. Infatti Jamie J trova un'uscita di curva migliore e si attacca alla posteriore di Ghost Beach. Potrebbe tentare la staccata qui Jamie J. Stacca profondissimo. Molla i freni della sua Ducati. Potrebbe approfittarne Ghost Beach all'interno. Ma la staccata di Jamie J è stata assurda, infatti, però Ghost Beach ne riapprofitta. Guarda come stacca Jamie J quasi all'esterno qui su Ghost Beach. Che sfida, che gara di questi due piloti. Gara di nervi, gara di freni. Assolutamente, perché non è facile all'ultima staccata. Esatto, non è facile in queste condizioni mantenere la concentrazione. Attenzione, Jamie J ci stava provando nuovamente su Ghost Beach. Guarda Siric, lo vedo Siric di gran carriera che risale la china ed ora in sesta posizione, ha sorpassato Goodfident e potrebbe, se continuano a duellare in quella maniera, Jamie J. Ghost Beach, attenzione qui Jamie J fa ballare la posteriore della sua Ducati, ne approfitta Ghost Beach, si riporta in quarta posizione. Scusami, ma sono ormai presissimo, attenzione, Jamie J staccata, largo qui e non cade, mi ha illuso la visuale. Sembra anche per me che... mi ha illuso la visuale. Questo è scivolato. Esatto, sembra una scissione tra pilota e moto. Stessa sensazione. E invece no, Jamie J è ancora lì, alle prese con questo Ghost Beach. Indiavolato stasera. Qualcosina. Sì. Attenzione, leggero fuori pista di Davide, diciamo, supera la linea bianca in curva, però tutto ok. Ha voluto tassare. Ha perso cosa? Ha perso qualcosina. Ora Jamie J pure deve un attimo riprendere, recuperare su... Siric sta recuperando intanto l'on lap penalty per World Ready e Goodfident. Esatto. Occhio a Prat che anche lui molto vicino alla penalità. Andiamo su Damien. Attenzione, cade Platt. Caduta di Platt. Ma anche lei si è unito alla mia causa, quindi. È colpa sua, è osmosi, purtroppo. Però rimane in seconda posizione Platt. Ma Xavi, secondo me, può essere galvanizzato dal fatto che... Anzi no, inizia il quinto giro per Davide Turrisi. Vediamo, allora Jamie J e attenzione, ora che lo inquadri di nuovo Jamie J in questo momento si riprende la quarta posizione, ringrazia e prova a salutare Ghost Beach, ma Ghost Beach è un osso duro, è lì. E io vedo però una moto arancione spuntare lì all'orizzonte, è quella di Siric. Stava recuperando, ha riperso qualcosa. Ha riperso qualche secondo perché era... Si fastidio, Ghost Beach e Jamie J stanno andando veramente forte. A prendere Xavi. Stanno andando a prendere Xavi.
potrebbe negli ultimi giri iniziare una sfida a tre. Oh, guardate la staccata di Ghost Beach. E anche lì proprio sensazione che cade. Un pelino, una sensazione. Un pelino, direi un pelo largo Ghost Beach, ma ha fatto una staccata. Ormai questi pelini larghi mi ha lasciato. Sto facendo una aperta, attenzione. La bandiera gialla, no, è già MJ. Non so cosa è successo perché l'ho visto. L'ho visto cadere già in un modo strano. Io ho visto balzare la moto in aria, tutto solo questo. Ah, vabbè, si succede, è una cosa che no, è tutto ok. Sinceramente sono abbastanza quando ho visto una moto in aria, dopo, quindi dopo sinceramente avrei pensato che dicesse quando, non so perché. Così. Ma è abitudine. Ho detto, dopo che lei ha detto sinceramente, mi aspettavo che diceva quando, proprio per abitudine. Beh, sinceramente quando è successo che una moto così sbalzata in aria all'improvviso. Era stata la Royal Air Force. Quindi abbiamo Davide Turrisi che sta incominciando in questo momento il sesto e penultimo giro della gara. C'è sì, intanto i distacchi ora si fanno un po' siderali davanti, c'è Goodfident che vicino a Zemmy Zeke. Scusami Zeke, su Xavi, l'ho inquadrato al momento giusto, autore di una gara assurda. Siric purtroppo sfortunato a causa di una caduta. E io nel frattempo comunque le faccio vedere Jammy J che recupera e si prende la posizione su Goodfident. Andrei anche velocemente a vedere anche i ragazzi dietro. Proprio Goodfident in settima posizione, Damien ottavo, staccati ancora World Ready, Amir Teifa, sfortunatissimo perché protagonista di tutte le gare, e Fulvio chiude la classifica. Una caduta World Ready, mi sembra. Ok, viene superato da Amir Teifa. Qualcuno ha smarcato il long lap che tra l'altro non riesco a vedere bene in quale punto della pista è stato piazzato, non essendo un fine esperto. C'è almeno la pista, diciamo, in basso a destra non mi aiuta a vedere bene il tratto scelto per il long lap penalty. Intanto Davide Turrisi è a 10 secondi di vantaggio. Io lo dico, metti che diciamo che la scelta, soprattutto in queste condizioni, di avere nella minimappa tutto in grigio non è facile, è un po' sbagliata. Bisognerebbe optare almeno per i colori delle moto, come vengono mostrate qua nella classifica. No, nella classifica riesci un attimo a raccapezzarti. Quella sulla sinistra. Quindi gli stacchi che si sono fatti lunghi. Io nel frattempo ti dico che inizia l'ultimo giro per Davide Turrisi, inizierà anche per tutti gli altri piloti. Distacchi molto importanti in questo momento che non ci permettono di raccontarvi anche bagarre, però ne abbiamo viste parecchie stasera. Attenzione, un piccolo lungo di Jammy J che però rimane in sesta posizione, ma dovrà scontare un long lap penalty. Lui, come anche Amir Teifa e World Ready, Goodfeeded in settima posizione, ottavo Amir Teifa in una posizione, World Ready decimo e undicesimo Fulvio. Purtroppo poco da segnalarvi in questo momento. Sì, perché comunque lo potete bagare, penso anche i piloti ormai un po' stanchi. I giochi sono fatti. Una gara bagnata. Secondo me, dopo una qualifica, una gara sprint come quella che abbiamo visto, e poi una gara bagnata, è qualcosa di allucinante. Si è messo veramente a dura prova, secondo me, i nervi e la concentrazione dei piloti. Occhio, perché deve affrontare bene per non prendere penalità. Anche se Jammy J si trova nella stessa situazione, avendo un long lap penalty. Sì, esatto. Cioè Siric a 1-2, 1-1, a meno che non ci sia un errore clamoroso.
sempre lontano lo speech. Non ho paura a dire queste cose. Un po' larghino Davide Giulisi. Anche l'uscita, diciamo. Oh, attenzione, c'è un lungo di Ghost Beach, anche di Ghost Beach, e si avvicina in maniera tanto minacciosa. Tanto andare su Davide, assolutamente sì, che sta per concludere. Tanto Silic ha recuperato su Ghost Beach con quel lungo, quindi Davide Pulisi appunta l'ultima curva, un solo uomo al comando nella terra di Albione e vince anche la gara. Davide Turrisi lo segue in questo momento, sta per tagliare il traguardo. Plat One for Life, ma torno su Siric. Torno su Siric che ci ha provato. Ci ha provato e cade su Ghost Beach. Purtroppo. Ma però forse è il tempo, è il tempo per difendersi. Attenzione Siric alla fine. Vuole! Ce la fa! Beffato. Ce la fa Xavi! La quarta posizione di Xavi, la quinta è per Siric e ottenderei la classifica generale prima di, diciamo, gufare. Sì. Quindi non vado oltre. Che i primi tre erano confermati. Il signor Bergen ci approva i risultati. Andiamo a vedere subito. E vince quindi la gara Davide Turrisi, lo segue Plat One for Life, la terza posizione di Ghost Beach, quarto Xavi, quinto Siric, sesto Jammy J, settimo Goodfeed, ottavo Damien, nono Amir Teifa, chiude la top 10 World Ready, ultimo classificato, uno sfortunato stasera, Fulvio. Quindi io niente, le chiedo di invitare Davide Turrisi, Plat e Ghost Beach in party, cercheremo di andare molto rapidi, visto che abbiamo perso un po' di tempo per qualche problemino tecnico, ma penso sia andata alla grande anche stasera. Invitati in party, vediamo, vediamo. Plat, hai Plat, entra Davide Turrisi, hai Plat e manca il nickname più fantasioso, il nickname più bello di questo campionato, non ci vergogniamo a dirlo perché non è una, diciamo, un tifo, una preferenza, a noi piace il nickname. Ma soprattutto perché la prima volta lo cercavamo in italiano ed era. Sì, perché su Discord su Discord si è scritto in italiano. Ora ne approfitteremo velocemente per chiedergli questo, magari al termine della live. Per non perdere ulteriore tempo. Esatto. L'invito Ghost Beach. Che comunque sta mostrando continuità, costanza, sì, esatto, gara. Non è facile. Ed eccolo qui il più bel nickname, nickname della griglia, aspettiamo che entri, caricando, trovando il carbone nella PlayStation per far partire il microfono, eccolo lì. Ciao a tutti. Ora puoi sentirlo, il nickname più bello del campionato, quindi Alfi, ciao. Ciao, complimenti innanzitutto per la gara. E penso sia andata stata anche un'ottima qualifica. E io lascio direttamente a te la parola, facendoti comunque i complimenti, per raccontarci un po' velocemente qualifica, gara sprint e gara. Però comunque commentavamo che oltre a essere fan del tuo nickname, non di te perché se altrimenti si offendono altri piloti, comunque stai dimostrando molta costanza in questi ultimi appuntamenti e quindi vorremmo sapere anche da te come stai preparando le gare, come è stato soprattutto il passaggio da sprint, qualifica, asciutte a gara bagnata. Bravo e lascio a te la parola.
Ciao. Qualifica dopo forse la prima qualifica decente che riesco a fare partita in prima fila. Ho fatto una bellissima sprint con Amir, una bella lotta. Peccato per l'ultimo giro dove ho preso un doppio avvertimento toccando il verde che mi ha tolto il podio. Però una bella gara, sapevo di essere non veloce però di riuscire a lottare per il podio. Per la gara un disastro, anche non so neanche io come ho fatto a finire terzo, perché sono caduto due volte nel primo giro e nel bagnetto sono molto lento. Si è anche visto con Ciri che è riuscito a recuperarmi nell'ultimo giro. Sto riuscendo a fare abbastanza podio adesso. Quasi ogni gara sono sempre lì a podio e sto riuscendo a trovare una bella costanza. Spero di continuare così per tutto il campionato e riuscire a prendermi il terzo posto nella classifica generale. Ok, perfetto Ghost, grazie, ti faccio ancora i complimenti. Grazie. Andrei su Platt. Hai Platt? Okay. Presidente? President. Hi Platt. Oh, okay. Congratulations, good race. Can you talk about of your race? Please speak slowly for me and Gennaro for the translate, ok? Yeah. Thank you. I don't really have much to say. I haven't been playing, so I'm very slow. But I just try to stay on the bike and not make any mistakes. I did crash, but it was okay, as the rain made it very difficult for everyone else. And, yeah. Congratulations to Davide. He's faster than everyone. Ok, innanzitutto, come abbiamo potuto capire, si complimenta con Davide per la gara. Non ho capito se c'è stata un'incomprensione anche per quanto riguarda l'entrata, perché lui è entrato direttamente in sprint e hanno avuto molta difficoltà comunque nella gara bagnata, perché penso un po' tutti avete trovato difficoltà sul bagnato. Chiedo anche a voi altri del podio. Sì, all'inizio tanto. All'inizio sì. Ve lo aspettavate comunque una sessione bagnata? Ah. Una sessione bagnata sì, però bagnata, non, sì. Non così, perché tutte le volte che abbiamo provato comunque c'era grip. All'inizio gara non c'era grip. Infatti giravo in 2.08.0 e all'ultimo giro, quando dal quinto al sesto giro c'è stato un po' di grip e ho cominciato lì a calare i giri fino all'ultimo giro che ho fatto infatti 2.06.8, scusa, infatti non ho capito come, però il primo e il secondo giro è stata una delle cose più automatiche. Che è intervenuto a strappare Johnny J dalla pista, perché abbiamo un video di Johnny J che sì, praticamente è stato e si è fatto dalla pista, sì. Ha creato forse un po' di grip in pista, perché la mia unica paura è stata quando stavo facendo i side l'ho tenuta e poi nella curva dopo è cascato Ghost e la moto stava per prendermi, non si sa con quale fisica. Io pensavo di prenderlo. Ok, immagino, okay. La tua vita è in rallenti. Sì, sì, ho visto. Ok, very compliment Platt for standing place. Ok, thank you so much Platt. I have a question for you, a last question. This is your home race. Silverstone. Yes. Ok, thank you. Okay, very nice work. Andrei quindi sul vincitore, autore di una qualifica incredibile. Poi sei stato, se non ricordo male, cannonato in sprint, ma sì. Ci hai deliziato di una grandiosa rimonta e poi una gara impeccabile. Lascio a te la parola, Davide, e ti faccio i miei complimenti. Buonasera a tutti, sì, in qualifica non mi aspettavo neanche io del tempo, onestamente, perché comunque tutte le volte che ho provato la qualifica ho sempre girato molto più lento, invece stavolta sono riuscito a tirare comunque un bel tempo. Poi per la sprint, vabbè, non c'è niente da dire, non me l'aspettavo neanche io la cannonata, perché avevo visto tanto distacco, poi vabbè. È successo quello che è successo, per fortuna sono veramente, i giudici valuteranno anche sì, ma io tanto che è penso di non fare reclamo, perché comunque cioè, a me non cambierebbe nulla, tanto sono arrivato prima, cioè, dovevo venire soltanto la gara a lui e non mi va, onestamente.
quindi reclamo. Non gratuliamo per il fair play. Perché fair play, perché alla fine comunque lui è riuscito a ottenere il massimo nonostante il recupero. Poi è stato bello perché abbiamo visto battagliare più del solito, perché comunque ripartire dal fondo e eseguire più sorpassi è stato un modo nuovo di vederci, almeno per me, per quanto mi riguarda, è stato un sì, perché una nuova visione del pilota Davide Torrisi. A partenze alla Jorge Lorenzo Pecco Bagnaia, ma anche Jorge Martin, che si parte prima e si va via. Sì, sì, infatti sono andato lì, non ero abituato, però quando ho visto... Vabbè, ma ogni tanto ci vuole, arrivava... bisogna sì, togliere la ruggine ogni tanto. Perché poi se sei abituato a stare davanti, sì, quando sei dietro si fa difficoltà poi. Ma neanche tanto, ormai c'era più da fare gare di sport che magari stavi lì dietro, comunque c'è qualcuno davanti. Più che altro vorrei capire, perché tu ci sei abituato sempre a grandi partenze, ma nella gara, a parte ho visto una super partenza di Damien, ma molto più in difficoltà rispetto al solito, sempre dovuto al bagnato, insomma, piccola distrazione. No, ha spinnato dietro, se sei umano come pilota. No, spinnato dietro come sempre, non il gioco ormai incredibile. Ma non potevamo neanche usare l'uscio. Esatto, quindi se mettevi l'Oshot poi non neanche facevi curva 1, quindi devi partire senza Oshot e si impennava, e la moto che poi partiva dietro, è un macello. Ok, perfetto, io ragazzi vi ringrazio per essere entrati qui in party e rinnovo i complimenti a tutti quanti. Niente, io andrei in chiusura, penso che nonostante qualche problemino tecnico durante tra il passaggio tra qualifica e sprint, cioè siamo stati abbastanza rapidi, quindi di nuovo i complimenti al podio, ringrazio Bergen per essere stato con noi stasera. Il nostro prossimo appuntamento è per giovedì 28 marzo nel circuito attenzione in Austria, Red Bull Ring, pista che non adoro tanto, però ce la facciamo piacere la settimana prossima. Quindi io ringrazio come sempre a World Racing League per darci questo spazio. Esatto, un flag to flag, quindi gara interessantissima la settimana prossima, quindi non mancate in live. Rinnovo i complimenti anche alla World Racing League per darci questo spazio il giovedì e auguro una buona notte a tutti e grazie, ciao, buonanotte a tutti.